Benvenuti a Sguardi Metropolitani, rubrica mensile di approfondimento della Web TV Scuola. Un esempio di efficace e frizzante collaborazione tra il mondo della scuola e quello della buona politica. Siamo giovani, siamo entusiasti e per certi versi inesperti, ma abbiamo un sogno, quello di raccontarvi il mondo che vediamo con i nostri occhi. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, il quale non è qui questa mattina perché ha altri impegni istituzionali. Però vi farà omaggio il sindaco di questo libricino che è stato fatto dalla città metropolitana e c'è la prefazione del sindaco in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Oggi voi siete 10 istituti che provengono da zone diverse della città metropolitana, da Napoli Centro, dalle periferie, dai comuni della provincia della città metropolitana. E con la Web TV della scuola voi avete la possibilità di interagire tra di voi, pur provenendo da zone diverse. Dovete sapere che circa il 60% del bilancio della città metropolitana noi lo investiamo negli istituti scolastici. Purtroppo fino a qualche anno fa ciò non avveniva. Il 28 di questo mese noi firmeremo il contratto per la cittadella scolastica di Pomigliano. Abbiamo inaugurato la cittadella scolastica all'ex Capalc a Via Terracina, quindi Napoli Centro. A Pianura ci sarà una nuova cittadella scolastica. Da poco abbiamo inaugurato il Tiger ad Ercolano, quindi l'attenzione che c'è è su tutta, sull'intera area metropolitana. E noi negli anni scorsi ci siamo presi una grossa responsabilità col sindaco De Magistris a sforare anche l'allora patto di stabilità e la legge sul pareggio di bilancio, perché il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito e le leggi che sono subordinate non possono andare in contrasto con la Costituzione. Il prossimo anno noi investiremo ancora di più nell'edilizia scolastica, perché avremo la possibilità di spendere l'avanzo di amministrazione, cioè quello che noi abbiamo in cassa e prima la legge sul pareggio di bilancio non ci consentiva di spendere. Noi come Istituto Ferraris mettiamo a disposizione il nostro centro di produzione video, avendo già nel tempo maturato esperienze e competenze in questo settore comunicativo. Ma al di là di questo, la cosa significativa è che oggi voi siete qui protagonisti di questa giornata. Partiamo inizialmente con una rete già consolidata di una decina di scuole. Le cito tutte perché è importante dare un senso e anche una visibilità a questa rete. C'è il Ferraris che gestirà in qualche modo, che provvederà coordinare le attività finalizzate a questa, alla Web TV. Poi abbiamo il Genovesi, che è un altro istituto di Napoli, il Liceo Genovesi, il Liceo Kant di Melito, il Liceo Embriani di Pomigliano d'Arco, l'Isis Sereni di Afragola, ancora il Liceo Vittorini, il Comenio, l'Isis Nitti e il Serra di Napoli. Chiaramente questa rete
avrà in fase iniziale una piccola estensione, perché abbiamo già altri istituti che ci chiedono di entrare, e compatibilmente con le risorse a disposizione e con la progettazione che faremo, vedremo anche di inserire altri istituti che, avendo in qualche modo visto l'attività, ci chiedono di partecipare. Uno degli scopi che noi vorremmo che questa Web di Tu riuscisse a dimostrare è che, pur esistendo più città, pur esistendo più dimensioni, gli studenti rappresentano, e i giovani in particolare, rappresentano effettivamente una categoria unica, che ha delle esigenze, che ha dei bisogni e soprattutto ha delle enormi capacità. Per quanto riguarda la formazione successiva, nel mese di gennaio voi avrete il programma completo con le date e anche con gli argomenti che di volta in volta andremo a sviluppare. E, così come abbiamo deciso con l'ufficio stampa e anche con il sindaco, se riusciamo, questi momenti di formazione saranno anche momenti in cui noi riusciremo a incontrare delle strutture informative tipo la RAI, tipo testate giornalistiche e cose di questo genere, in modo da darvi, diciamo, da arricchire questo nostro percorso di formazione. Grazie per l'attenzione, ci vediamo la prossima volta.